Torna Caronno Pertusella per il decimo anno, credo, la famosissima ormai Sagra del Gorgonzola, che come ogni anno vede tantissime presenze, organizzata da Proloco di Caronno Pertusella, ma con tantissima affluenza di pubblico. E allora andiamo a vedere nelle immagini che cosa è successo in questa Sagra del Gorgonzola 2024. Presidente dell'Academy Parade Band. Marco,
Ormai la banda Carano Pertusella, questa banda è un riferimento musicale e non solo. Esatto. Oggi siete intervenuti alla Sagra del Gorgonzola, sempre con il vostro spirito giocoso. Esatto. Lo spazio a disposizione era poco, però abbiamo visto qualcosa. Ci siamo adattati in qualche modo. Musicalmente sempre eccellenti. Grazie. Quali sono adesso i futuri programmi? Futuri programmi, intanto iniziamo con la scuola di musica, noi abbiamo anche facciamo dei corsi di musica. E abbiamo fatto un open day il 14 di settembre dove abbiamo avuto tante iscrizioni e buona parte di questi verranno inseriti nella banda, però non subito nell'Academy. Prima dovranno fare un percorso di studio, un percorso formativo musicale, per cui c'è da lavorare. Per quest'anno nessun progetto a parte il concerto di Natale, che dovrebbe essere il 20 di dicembre. Ecco, intanto nel frattempo appuntatelo, intorno al 20 dicembre, se volete ascoltare l'Academy Parade Band. Faremo il concerto di Natale al solito al cinema qua a Caronno. E poi lavoriamo per la primavera prossima. Ecco, io una cosa, ok, la preparazione musicale, quindi lo studio della musica e dello strumento. Ma un'altra cosa non trascurabile sono tutta la coreografia, tutti i passi da studiare, quello forse diventa la parte un po' più faticosa, diciamo. Quella facciamo noi un martedì sì, no, un martedì no, in palestra, e ci prepariamo solo per la coreografia, passo, postura, portamento, queste cose qua. Che poi prevede, oltre agli effettivi passi da fare con le figurazioni, ma anche lo strumento e suonare. Sì, noi facciamo le due cose separate prima. Prima facciamo la preparazione della coreografia in movimento senza strumenti. E nel frattempo studiamo la musica da inserire al giovedì e poi alla fine amalgamiamo tutte e due le cose. Quindi si studia la parte musicale quasi a memoria, perché poi alla fine... No, quasi, a memoria. A memoria. Sì, e poi dopo si deve mettere insieme con la coreografia. Esatto. Sì, perché se tu impari una parte a memoria non hai da pensare sia alla coreografia che anche alla parte della musicale. È più semplice. E le nuove leve come se la cavano all'inizio? Bene. Tutto bene, sommato sì. Riescono ad amalgamarsi bene? Sì, abbastanza bene. Va bene, ringraziamo Marco. Grazie. Adesso vi lasciamo rinfrescare un po', visto che oggi comunque il tempo ce l'ha fatta buona. Meno male, veramente. Poi ci ritroveremo alla prossima occasione. Certo, volentieri, grazie.
Davide di Associazione Nuova Vita, abbiamo aggiunto un po' di spiritualità alla Sagra del Gorgonzola. Siete un foltito gruppo, Davide, voi vi occupate principalmente della parte musicale nelle funzioni liturgiche. Esatto, noi siamo un gruppo cristiano, ci incontriamo una volta a settimana, c'è un'oretta di musica, un'oretta di crescita spirituale, e riteniamo fondamentale che la Chiesa non sia chiusa in quattro mura. La Chiesa non è un edificio, ma la Chiesa deve essere in mezzo alle persone, e questo per noi era un modo per uscire, per far vedere chi siamo, cosa crediamo e cosa facciamo. La vostra funzione, a parte oggi, è quella di accompagnare, penso, le funzioni religiose, le messe o magari anche qualche celebrazione, qualche matrimonio. Sì, esatto, facciamo queste celebrazioni, facciamo anche visite in casa, persone anziane che hanno bisogno, lavoriamo con i bambini, con gli adolescenti, là dove c'è bisogno noi ci siamo, e sì, facciamo anche funzioni religiose, cristiane, evangeliche, se vogliamo dare un'etichetta, anche se le etichette sono secondarie, quello che conta è nel cuore. Quindi si porta un messaggio di pace, di fiducia, comunque per chi ha voglia e bisogno di avere comunque un supporto spirituale. Assolutamente sì, un messaggio di speranza e di amore, e questo lo trasmettiamo con gioia, e spero che sia visto oggi. A questo. Prescindere. Ci fa molto piacere. Grazie mille. Grazie Davide. Allora, siamo arrivati alla fine del pranzo, oggi è stata impegnativa, abbiamo visto quasi 400 persone, com'è andata? È stata dura perché c'è stata tanta gente, tante comande e la gente tutti insieme che sono arrivati, e è stato un po' difficile, però alla fine ci siamo riusciti, sono quasi le 4 e stiamo chiudendo adesso il pranzo. Ricordiamo che voi siete tutti volontari della Proloco di Caronno Pertusella. Siamo tutti volontari, siamo qui per il paese, siamo qui. E allora io direi di andare dalle signore là in fondo che ancora spadellano. Io vedo ancora tanta roba che fuma, oggi è stata impegnativa. Molto impegnativa, sono le 15:45, ancora non abbiamo finito, tantissima gente, ringraziamo tutti, e che dire, buonissimo, tutto buono, no? Qual è stato il momento più difficile da gestire oggi, con così tanta gente? Ma no, niente, ce l'abbiamo fatta, ma sì. L'ingranaggio perfetto, ha girato la perfezione. Ma sì, basta avere il sorriso, la simpatia, le persone hanno aspettato, tutte gentilissime. Tutto ottimo. E noi troviamo un guardiafuochi, che è un viso noto per One TV, vero signor guardiafuochi, Giancarlo? No, buongiorno, come va? Tutto bene? Oggi è stata impegnativa, eh? Devo dire che oggi ci ha provati, non mi aspettavo questo flusso e... Ma comunque bello, ma comunque bello vedere che c'è partecipazione, che riconoscono il nostro impegno e tornano tante facce già conosciute che sono tornate, e questo ci gratifica. Giancarlo, nei momenti, vi chiedevo prima, come si affrontano i momenti più critici quando c'è così tanta gente, per dare meno disagio disponibile anche se siete un nutrito numero a lavorare? Si fa aum e si cerca di collaborare con i clienti, con i colleghi, scusa, si cerca di non scontrarsi, chiedere cortesemente ai colleghi cosa possono fare per risolvere il problema, e ci si alterna nei compiti, dove vedi che sono più leggeri si passa dove c'è più lavoro e viceversa. Questo però è frutto di anni, di edizioni, di perfezionamento del sistema, della macchina, per evitare che si inceppi. Esattamente, sì, ormai sono parecchi anni che lo facciamo, colleghi con cui collaboriamo da parecchi anni che
chiamarli colleghi è anche sbagliato, amici. Mi sembra più giusto chiamarli amici. Un sistema più che collaudato. Perché ci vediamo qui ma anche fuori di qui, quindi ci frequentiamo spesso e ci possiamo permettere quindi di scambiarci al momento l'occorrente di comando, fai di qui, vai di lì, vai di là, aiutami, non c'è città, e quindi si collabora molto bene. Sei arrivato con la Vespa oggi? Oggi no, accidenti, oggi no, per sapendo che dovevo spostarmi per andare a prendere materiale che avrebbe potuto mancare. Allora, per chi non lo sa, lo diciamo ai nostri telespettatori, signore qua, Giancarlo, ha una magnifica Vespa. Del 1956, più vecchia di me. Sarà motivo di meraviglie a due ruote. Ma appena la sistemo a dovere non mancherò di metterla qui in bella mostra. Tra le braccia, lo sai, non ti resisto, lo sai, non ci riesco. Guarda che ci guardano. Comincia da capo. Il problema è che ci guardano. E non so se chi monterà questo servizio è intelligente, dici. Tu dici no, ma più che altro io e te nascondiamo un segreto. I nostri telespettatori credo che arriveranno a scoprire cosa sarà. Te lo spiego dopo. Ok. Ma soprattutto glielo spieghiamo a loro dopo. A lui. Perché? Okay. Sì. No, io temo e ho paura che qua finiamo in onda su Antivi. No. Premiamo, ti querelliamo, esatto, ti... No, a parte gli scherzi, Claudia, presidente di Proloco, a che edizione siamo arrivati della Sagra del Gorgonzola? Allora, non c'ero alle prime, quindi ricostruendo così... Perché eri bambina. Ero bambina, no. No, sarà la decima probabilmente. La decima. Sì. Ogni anno un successo che viene, che si ripete e viene... Sì. Gratificato da chi interviene a questa festa. Voi siete un gruppo meraviglioso, affiatati, collaudati, siete degli amici. È vero. Cosa ci puoi raccontare? Sì, allora, la sagra nel tempo è sempre andata crescendo, si è sempre rafforzata. È 3 anni che la gestiamo ormai con questo gruppo consolidato, che ormai di anno in anno cerchiamo sempre anche di migliorarci, perché le persone che arrivano sono sempre di più ed è sempre più difficile star dietro ai servizi e alle tempistiche soprattutto della cucina rispetto al pubblico che arriva, e quindi cerchiamo sempre di migliorarci. Il gruppo per fortuna è affiatato, quindi riusciamo in qualche modo ad accettare le critiche che ci si fa e a migliorarsi. È uno spirito, la critica, se è costruttiva, è un qualcosa che ti aiuta a fare meglio l'anno prossimo. Assolutamente sì, è quello che... Infatti quest'anno abbiamo istituito il nostro libretto dei feedback. Abbiamo il nostro Mattia che ci gira tra i tavoli a fine serata e fa fare le recensioni su un quadernino. L'abbiamo inaugurato quest'anno e lo porteremo con noi negli anni successivi. Non solo Gorgonzola, non solo buona cucina, ma anche eventi, associazioni presenti e tanta musica. Assolutamente sì, la musica accompagna sempre un giorno di festa sostanzialmente. La sagra vuole presentare ovviamente il prodotto tipico delle nostre zone, però vuole anche essere un momento di aggregazione, di festa, di vita sociale, quindi alla fine, alla sera proponiamo sempre degli eventi diversi tendenzialmente tra di loro,
e le due domeniche soprattutto le dedichiamo invece alle famiglie, quindi la prima alle associazioni del nostro paese, la prossima alle famiglie con tutto l'intrattenimento anche per i bambini. Grazie di cuore. Qui ho il fotografo ufficiale della manifestazione, Felice Ceriani, Felix. Detto foto Felix. Sì. Felice, quanti scatti abbiamo fatto fino adesso? E siamo solo a metà? Siamo solo a metà, un migliaio diciamo, che poi sono tutte da mettere a posto tra l'altro. Ci sarà da divertirsi. Vai di Photoshop? Sì, diciamo un po' sì, un po' no. Ma il bravo fotografo è quello che deve mettere meno mano agli scatti. Certo, certo. Vediamo di fare le cose un po' più semplici da pubblicare, se no è un macello qua. Dai Felix, dobbiamo giocare al babbo soccer adesso. No ragazzi, sono stanco. Guarda, sono stanco. Dalle 8 meno un quarto che sono qua, guardate. Ho le gambe che fanno Giacomo, vedi? No. Abbiamo ancora stasera, oh? Sì, stasera ce la farò, però... Stiamo calmi, dai. Ma lui si sta già preparando per questa sera, infatti c'ha già le gambe che fanno Giacomo. È un bel tour. L'altro Giacomo lo fanno stasera. Andiamo comunque, andiamo a giocare a bubble. È una soddisfazione essere qua e vedere tutta quella gente che è arrivata, proprio sono contento. Poi le prime recensioni di ieri sono tutte positive, devo essere onesta, nel libricino. E ecco, quindi siamo super contenti. L'hai fatto vedere il libricino? No, non gliel'ho fatto vedere, gliel'ho detto. Ecco, vediamo continuare a fare queste cose che è molto bello, dai. Sì. Va bene ragazzi, per ora vi lascio, ci vediamo e andiamo al torneo. È diventato una star. Fabbrica, fa tutto lui. È diventato una star dei dadi, però proprio star. Ciao ragazzi. Jack, o meglio Patrick, presidente di questo motoclub, siete di Carano Pertusella e oggi siamo alla Sagra del Gorgonzola. Jack, raccontaci del vostro club. Il nostro club è nato un anno fa con dei vari membri che uscivano da diversi motoclub. Abbiamo voluto fare un nostro motoclub, cambiando delle regole, delle regole diciamo, e niente, ci è riuscito abbastanza bene perché ho visto che abbiamo fatto avvicinare parecchia gente. Allora, sono moto miste, non sono è... moto miste perché non facciamo distinzione con le moto, a parte gli scooter. Però l'importante è che siano veicoli a due ruote. A due ruote. Tre già sono troppe. No, beh, anche se viene un tri, ci sono anche triglide, non è un problema. Non è un problema. La differenza, queste regole diverse, qual è la vostra Praticamente eccellenza? La nostra differenza è che non mettiamo troppi paletti, non mettiamo troppi obblighi, perché non puoi obbligare le persone. Le persone devono venire spontaneamente e divertirsi. Se non hai il divertimento, e deve essere una famiglia. Se non hai il divertimento e famiglia, è inutile fare un motoclub. Quindi basta avere un mezzo a due ruote e puro spirito di aggregazione. Bravo, esatto. Noi ci piace far divertirci, ci piace far festa. Noi facciamo il nostro club, l'apertura è il venerdì e al sabato. Ogni volta che facciamo l'apertura c'è sempre qualcosa di nuovo. Vi aspettiamo. Chi vuol venire per una birretta, una Coca-Cola? Ecco, diciamo, dove vi possono trovare gli interessati? Noi, la nostra sede è in Carano Pertusella, via Carducci 716. Praticamente siamo a 500-600 metri da qua. Quindi chiunque di voi abbia una moto e abbia voglia di divertirsi in una famiglia, basta andare quando? Il venerdì? Venerdì e sabato, dalle 8 in poi. E li trovate e entrate a far parte di una nuova famiglia e divertirvi assieme, certo. E fare qualche gita in moto. Certo, cioè noi facciamo alla domenica, facciamo dei giri domenicali non impegnativi, a volte sono 200, a volte sono 300, non impegnativi, però sono dei bei giretti, magari andiamo sul Lago Maggiore, andiamo sul Lago di Garda, facciamo delle passare una domenica in compagnia col tempo, magari che la manda buona ed è non obblighiamo ad andare a mangiare ai ristoranti, noi facciamo sempre, ci portiamo dietro il salame, il formaggio, tipo la buona alla tipo vecchia maniera, bravo, alla vecchia scuola.
Ma che gli serve a tuo papà? Io vi vedo sempre con gli strumenti in mano, ma in questo momento ti trovo a fare nella veste di quello che non sa giocare a calcio. Di quello... anche, vi divertite non solo con la musica, ma anche con un pallone. Esatto. Vabbè, io vado qua in mezzo, io vado come al solito, mi intrufolo, vado a rompere le balle. Chi? Al nostro batterista. Sono batterista io. Sì, prima facevi un bel po' di casino. Di casotto. Ma me l'hanno detto in tanti, Però complimenti, oltre ad avere un buon gruppo musicale, il bello anche di riuscire a passare del periodo del, così insieme. È importante per il gruppo, se poi vinciamo il gruppo... Perché c'è la competizione, perché non lo sapevo, adesso voi vi infilerete dentro quelle palle là, giusto, sì, quelle gonfiabili? Sì, sì. Lo scopo del... Vincere, ah, giocare, si gioca. Lo scopo del gioco quale sarebbe? Vincere. Giocare a calcio, cercando di non farsi male dentro quei... bellissimi palloni che non vedo l'ora di sudare dentro lì. Nel frattempo ho dato un colpo anch'io. Vuoi far parte della squadra? Ti amo una maglietta dell'Academy, eh? Che scherzi. Vuoi far figuracce? Ah no, dai. E allora prendiamo dentro anche ma lui. Ma il problema è che io sono rimasto suonato negli anni. La sfida sostanzialmente è giocare a calcio ma infilati dentro queste palle qua che hanno anche un certo peso. E andiamo a scoprire che come avverrà tutta la faccenda. Si stanno organizzando, a breve inizieranno. Qui, neri. Quelli che devono entrare in campo, le regole sono pochissime, sono legate esclusivamente alla sicurezza delle bumpers e vostra. La prima, la più importante, quando siete all'interno delle bumpers avrete due spallacci come uno zaino e due maniglie di fronte. Le mani restano attaccate alle maniglie tutto il tempo di gioco. Ok, giocheranno prima Prodocco e Wanda. Poi voi vedete squadra, giocherete voi. Chi perde tra di loro giocherà contro chi perde tra di voi e poi chi vince tra di loro vincerà contro chi vince tra di voi. E poi vai. Poi vai. Allora ragazzi, scusate, si allungate in avanti, uno in uno spallaccio e uno nell'altro e avanzate con le spalle finché non arrivate in fondo agli spallacci. A quel punto abbassate i gomiti, pugnate le maniglie, vi mettete in ginocchio e vi alzate. Ah, l'hai già fatto una volta. Come vi dicevo, mentre giocherete, vi spingerete e andrete a terra, quello che dovete fare è farla ruotare, mettervi in ginocchio e rialzarvi. A proposito di questo, mentre giocate, evitate di continuare a sbattere contro chi è già a terra. Ma lui si diverte a tirar giù le persone. Marco Noto, ormai noto presidente della Academy Parade Band. Più noto che vabbè, che sconosciuto. Vabbè, rifacciamola, che questa non me la farsela mai, Brignano. Primiamo, ti querelliamo, al pugno. Ti chiamo tutto. Ti facciamo tutto. Ti chiami? Davide. Zitto. Ragazzi, possiamo venire a fare le interviste? Mi senti, Primiano? Ci siamo autoespulsi. Noi non so come andrà a finire, ma ci siamo autoespulsi. Tu lo sai che stai per fare la fine dell'hot dog? Esatto, sì, lo so. In questo momento fai il ruolo del salsicciotto. Eccole qua. Come è andata a fare? Come. E mentre loro se le suonano alle mie spalle di santa ragione, anche per questo giovedì siamo arrivati alla fine. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo con un'altra nuova e avvincente puntata di Speciale One TV. Buonanotte a tutti, ciao!